fare i conti con l'ambiente. Oggi conferenza internazionale New Indicators for a Better World qui in Ravenna. Siamo con Mara Roncuzzi, assessore ambiente e territorio della provincia di Ravenna. Ecco, una conferenza internazionale, grandi nomi, questo evento che richiama sempre speaker da tutta Europa, da tutto il mondo. Di cosa parleremo oggi e come lei ha introdotto lo scenario, ecco, il panel degli speaker? Io ho trovato molto molto interessante, come ho detto nei miei saluti, sono onorata che questa conferenza si tenga a Ravenna perché il tema trattato è veramente importante. La domanda che sottende questo convegno è: come si fa ad andare verso un mondo migliore? Questa è la domanda base, dovrebbe essere la domanda base che tutti i politici si pongono per poi riuscire a trovare risposte per i propri cittadini. E la conferenza di oggi approfondisce quali sono tutti i possibili indicatori ambientali, sociali, economici che possono dare luogo a un futuro più sostenibile. Lo diceva già Kennedy nel 68, nel suo celebre discorso di quanto era importante riuscire a svincolarsi dal valutare il PIL come unico elemento di benessere di una popolazione e trovare dei nuovi indicatori che dessero invece luogo a una valutazione più globale. Ecco, io penso che conferenze come queste possano dare dei nuovi elementi che poi possono essere sfruttati sia a livello nazionale, internazionale, ma anche locale per fare delle buone politiche. Parlando di livello locale, l'impegno della provincia di Ravenna, che sappiamo essere sensibile a queste tematiche ambientali, di sviluppo sostenibile. Sì, noi come politiche ambientali cerchiamo sempre di svolgere soprattutto un compito di coordinamento anche del territorio. La provincia è un ente di area vasta e quindi cerca sempre di aiutare i comuni nello sviluppare le proprie politiche. Qualche tempo fa, a giugno di quest'anno, abbiamo approvato il piano clima della provincia di Ravenna, che affronta il tema della riduzione delle emissioni di CO2 e quindi fa anch'essa un piccolo passo verso una maggiore sostenibilità dell'insieme. Grazie, grazie Mara Roncuzzi, buon lavoro.